Un ponte sospeso sulle Dolomiti, una via ferrata sulle tracce della Grande Guerra e panorami da togliere il fiato. Oggi una penna in valigia ti porta a Cortina d'Ampezzo per scoprire due dei sentieri più particolari del Monte Lagazuoi. Buongiorno ragazzi, oggi siamo saliti fino a Passo Falzargo e adesso prenderemo un sentiero che ci porterà fino a Lagazuoi. Comunque in alternativa, se volete, c'è la funivia. Il nostro percorso parte proprio di fronte alla base della funivia e per i primi metri corrisponde al sentiero 402. La pendenza non è troppo dolce, ma considerate che dovete arrivare lassù e c'è un dislivello di quasi 650 metri. Il sentiero che abbiamo intenzione di seguire è il Kaiserjäger e quindi dopo poco prendiamo la deviazione verso sinistra e continuiamo a salire con questo panorama alle spalle. Di prima mattina questa pendenza è abbastanza importante, però si fa. Pensate che durante la Grande Guerra questa era la via di comunicazione tra il fondovalle e le postazioni austriache che erano su in quota a Lagazuoi. E infatti, risalendo lungo questo ghiaione, potrete vedere anche le vecchie trincee. Dopo una bella salita arriviamo all'imbocco della ferrata, quindi ci siamo preparati. Casco, embrago e si va! Dopo circa un'ora di avvicinamento, infatti, iniziamo con questa salita zigzag, aiutandoci con gradoni di legno e maniglie. Non mancheranno nemmeno scalette a pioli e altre scale più comode in legno. Questa parte, come vedete, è sprovvista di cavo, ma si fa abbastanza facilmente. E una volta arrivati in cima, troviamo il cavo a cui agganciarci. Ancora pochi passi e saremo di fronte a uno dei tratti più particolari di questa ferrata. L'avete riconosciuto? Si tratta del famoso ponte sospeso del sentiero Kaiserjäger. E attraversarlo è davvero emozionante. Il percorso sul ponte è davvero molto breve, visto che sarà lungo circa una decina di metri. Ma sotto di noi ci sono ben 25 metri di vuoto e il panorama, è questo. Una volta attraversato il ponte, raggiungiamo una ripida cengia che è esposta, ma comunque ben assicurata dal cavo. E proseguiamo con la salita. Arrivati a questo punto, il confine tra presente e passato diventa molto più sottile. Qui infatti troviamo diverse postazioni ben conservate dei soldati della Grande Guerra. Ecco il loro dormitorio e lungo le gallerie troveremo diverse feritoie, ma mi raccomando, per esplorarle vi servirà torce e casco. E dopo questo tuffo nel passato si continua a salire lungo questo percorso, dove troviamo anche questo piccolissimo tratto innevato, ma è davvero l'unico. E a ogni passo ci avviciniamo sempre di più al rifugio Lagazuoi. È da un po' che saliamo e ancora non siamo arrivati, ma sembra che l'arrivo sia abbastanza vicino. Dopo poco troviamo un nuovo tratto attrezzato con il cavo che ci fa salire rapidamente di quota. Come vedete si tratta di una via ferrata abbastanza semplice, quindi adatta anche agli escursionisti più giovani. E se siete alle prime armi potreste sempre percorrerla insieme a una guida, a Cortina ce ne sono diverse. E con 3 ore abbondanti di salita riusciamo a raggiungere questa cresta. Dopo la salita arrivate a questo punto panoramico, assolutamente da non perdere. Sicuramente questa vista ci ripaga di tutta la fatica fatta per arrivare fino a qui. E non credo che esista un modo migliore per riprendere fiato. Ma attenzione, la via ferrata non è finita e ci manca quel piccolo passaggio per arrivare in cima. E finalmente siamo arrivati in cima! Foto di rito per la cima raggiunta sul piccolo Lagazuoi e poi ci dirigiamo verso il rifugio. Ed eccolo lì, riusciamo a raggiungerlo in pochi minuti e la vista è davvero spettacolare, ma noi pensiamo soltanto a una cosa, al pranzo. Quindi ci sediamo, recuperiamo le energie e poi ci possiamo dedicare al panorama, che in effetti è fantastico. Vi ricordo comunque che per arrivare qui potete prendere comodamente la funivia oppure seguire il sentiero più facile 402. Esiste anche un'altra alternativa, ovvero il sentiero delle gallerie, e noi lo faremo proprio per il ritorno all'auto. Per imboccarlo vi basterà raggiungere la terrazza dell'arrivo della funivia, ma non preoccupatevi, è ben indicato. Anche in questo caso, e soprattutto in questo caso, saranno indispensabili il casco e la torcia, ma noi vi consigliamo caldamente anche un kit da ferrata perché ci sono alcuni tratti esposti fuori dalla galleria. Dopo una ripida scalinata arriviamo a queste spettacolari trincee e dopo poco troviamo l'ingresso ai tunnel.
Seguiamo quindi le indicazioni per la galleria e ci prepariamo a oltre un chilometro di buio. Ecco qui la porta d'ingresso. E dopo pochi metri ci ritroviamo di fronte a questo bivio, ma noi scegliamo di andare verso sinistra per arrivare a Passo Falzarico. Durante la discesa troverete tantissime feritoie con scorci come questi, ma anche diverse scale come queste che vi faranno raggiungere i punti di appostamento dei soldati italiani. Troviamo questo percorso davvero affascinante perché ci permette di fare un salto indietro nel tempo e grazie alla cartellonistica lo viviamo come un vero e proprio museo all'aperto. Questi, per esempio, erano gli alloggi degli ufficiali. Per passare da un tratto di galleria all'altra troverete anche dei pezzi esterni, con alcuni tratti esposti, quindi è sempre meglio assicurarsi al cavo. A proposito di museo al cielo aperto, guardate come sono allestite alcune postazioni. E nei tratti esterni ad accompagnarci abbiamo sempre il panorama sulle cinque torri. Continuiamo con la discesa in galleria in un percorso totalmente attrezzato con fune metallica e ci lasciamo incantare dagli scorci esterni raggiungibili tramite scale di legno oppure tramite le gallerie. E dopo un chilometro di gallerie arriviamo a 2432 metri e ci aspetta l'ultima parte di percorso che ci porterà fino a Passo Falzarico. E quindi alla macchina! Proseguiamo quindi all'esterno, scendendo lungo queste scale e continuando lungo questo percorso, quasi sempre attrezzato con fune metallica. Dopo circa una ventina di minuti arriviamo a ricongiungerci al sentiero 402 che ci riporta fino a Passo Falzarico. Proprio all'altezza di questo incrocio troviamo i resti di un'antica caserma. Il tempo di ammirarla e poi torniamo verso il parcheggio. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like e iscriviti al canale per scoprire nuove destinazioni di viaggio.